Allora, io direi di dare inizio allora a questo nostro incontro con Martin Rueff. Vi confesso che sono non soltanto molto felice, ma anche emozionato, no? Di accogliere un intellettuale della sua complessità e della sua profondità qui all'interno di questi discorsi della crisi. Considero Martin Rueff, e ora cercherò di darvi qualche dato, come uno degli intellettuali più importanti della scena europea, soprattutto caratterizzato dalla capacità di attraversare, ecco, confini in qualche modo, no? Perché insegna a Ginevra, è successore di Starobinsky, di una appunto delle figure più rilevanti della storia culturale del Novecento, e insegna sostanzialmente storia della letteratura in età illuministica in particolare, soprattutto direi si occupa poi di critica letteraria, ma a partire dalla critica letteraria attraversa la storia della filosofia. Ricordo un'analogia proprio con Starobinsky, cioè aver preso le mosse da Rousseau. Martin Rueff è presidente della Société Jean-Jacques Rousseau, che è la fondazione che dal 1904 si occupa della appunto, conservazione, edizione e diffusione dell'opera del filosofo. Un altro versante è quello dello studioso di poesia e del poeta e corredattore in capo della rivista Poésie, che è una delle riviste a livello internazionale più importanti. Con un po' di invidia sono costretto a sottolineare come Martin Rueff collabori da anni con l'Università di Bologna, proprio perché ha una sua residenza bolognese. Confesso pubblicamente che cercherò, come dire, di rivaleggiare con Bologna per poter avere noi possibilità di ascoltarlo con più regolarità. Io ho questi progetti, te lo confesso, Martina, anche nei confronti di Carlo Ginzburg, che è persona inafferrabile, quindi però in qualche modo siamo riusciti a confinarlo, anche se relativamente. Ci afferriamo insieme allora. Ecco, magari facciamo insieme. E vi dicevo della poliedricità dell'impegno culturale e scientifico di Rueff, non soltanto ricordo i suoi scritti su Rousseau, cioè se dovessi fare una presentazione, benvenuta Irene, una presentazione quantomeno così rapida e sintetica, impiegherei tutto il tempo a disposizione per la conferenza. Ma dicevo, i rapporti che studia sono quelli tra letteratura, teoria letteraria, filosofia, antropologia. Ha studiato Jeanette Badiou, appunto Agamben, Carlo Ginzburg, è traduttore in italiano di Agamben e Ginzburg. Ha curato per la Pléiade le opere di Lévi-Strauss, così come si è dedicato a uno studio filosofico, un approccio filosofico. In questo anche in rapporto con Derrida, della poeta Michel Déguy, con un volume che gli ha dedicato recentemente. Come traduttore di letteratura italiana in francese, ricordo soltanto alcuni autori: per Paolo Pasolini, Vittorio Sereni, Franco Loi, Edoardo Sanguinetti, Giovanni Rabbone, Valentino Zeichen, Andrea Zanzotto, Elsa Morante, potremmo continuare. E tra l'altro per la Pleiade ha curato anche, io non la conosco, me la dovrò procurare, l'edizione annotata dell'Archeologie du Savoir di Foucault. Voi capite, insomma, come anche l'attenzione alla storia dell'antropologia ai massimi livelli, della filosofia appunto più avanzata del mondo contemporaneo sia al centro degli interessi di Rueff. Tra l'altro si annuncia come imminente per Quodlibet la pubblicazione di un volume dedicato alla poetica di Baudelaire, quindi siamo curiosissimi. Non ricordo le sue raccolte poetiche, che sono tra l'altro, ricordo l'ultima, la Jonction, pubblicata proprio quest'anno, ma è autore iperpremiato, quindi malgrado la sua giovane età, diciamo che ormai è un'autorità in diversi campi a livello culturale e intellettuale. Appunto, epistemologia della critica, le teorie sulla traduzione e gli studi della traduzione,
e anche un'attenzione, a mio parere, molto forte. Qui io vorrei confessare, Marta, anche un'idea originariamente era anche quella di intrattenerci, di proporci una riflessione addirittura su Adorno, sulla questione dell'industria culturale. Quindi vedete come il suo approccio, pur essendo un grande studioso di letteratura, sia un approccio a 360 gradi. Marta, non ho chiacchierato troppo, ti lascio la parola. Il titolo della sua relazione, che ora ovviamente non trovo, ma comunque è dedicato a Mallarmé, alla questione della crisi del verso, e quindi si collega direttamente, no, con l'attività poetica, con la questione della crisi che noi cerchiamo di interrogare, non soltanto in relazione alla, diciamo, chiamiamola, speriamo, contingenza della pandemia. A te, Martin. Ah, ricordo che Cora, giusto, abbiamo parallelamente la possibilità, se voi andate sulla chat, ecco, Maria Fallica ha appunto riportato il titolo della conferenza, e che appunto è dedicata a ciò che può la poesia, no? Quindi la crisi del verso, cioè la crisi del verso, l'action constante, cioè ci spiegherà in che senso appunto ci sia questa diciamo restringimento o contrazione dell'azione. Aggiungo che vi è la possibilità di attingere appunto ai testi che Martin QF andrà a commentare tramite un link che però io non vedo apparire sulla chat, ma che presto noi attiveremo. Martin, a te la parola. Bene, dopo quello che avete sentito, di sicuro non potete essere che delusi, e dunque va benissimo così. Vi ringrazio tutti, ringrazio molto Gaetano, Maria e Cora per l'organizzazione dell'incontro, e saluto gli amici a Bologna, a Parigi, a Roma e a Ginevra, e voi tutti. Il mio intento, come abbiamo stabilito con il professor Lettieri, è di parlare 35-40 minuti, forse 45, e dopo lasciare spazio al dibattito e alle domande. Vi confesso che c'è una piccola difficoltà tecnica nel mio modo di fare, che vorrei commentare con voi certi passi di Mallarmé, la cui lingua è così difficile da tradurre che non vorrei passare il mio tempo a commentare la traduzione, e dunque vedremo come me la cavo, insomma. Questo è un discorso che faccio anche da traduttore. Non cercherò di nascondere la limitatezza della mia proposta. Ricostruire con gli strumenti della filologia la lezione, a dire il vero, le lezioni poetiche e politiche di Mallarmé nella sua conferenza Crise de Vers. Devo conservare il francese perché permette la vicinanza crise de vers, crisi diverso o diversi, e crise de nerfs, che in francese sono molto vicini, crisi di nervi, e perché non si capisce, questo punto è molto importante, se per Mallarmé vers in questo titolo sia singolare o plurale, se è la crise du vers, del verso, o la crise dei versi. Questa conferenza fu pronunciata a Oxford, poi a Cambridge nel marzo del 94, 1894, e pubblicata nel 95, prima di ritrovarsi a fare parte di Divagation, l'unica raccolta delle prose pubblicata da Mallarmé nel 97, un anno prima della sua morte, che avviene, lo ricordo, nel settembre 98, quando Mallarmé aveva 56 anni. Questa ricostruzione la farò con gli strumenti della filologia, perché sono convinto che questa sua lezione abbia ancora qualcosa da dirci per un motivo chiaro. Mallarmé ha considerato con la massima profondità le chance della poesia e della poetica nel contesto dell'industria della cultura della fine dell'Ottocento, ovvero, insisto, il trionfo economico e sociologico della stampa scritta. Che questo contesto abbia avuto come effetto un necessario riposizionamento della poesia, riposizionamento economico, sociologico e politico,
lo aveva dimostrato con chiarezza ben prima del Benjamin del Baudelaire, il grande romanzo di Balzac, Les Illusions Perdues, datato dal 1839. Lucien de Rubempré è il protagonista del romanzo. Per far carriera a Parigi, da poeta diventa giornalista, come certi poeti oggi diventano designer. Peggio, a Parigi prostituisce i suoi talenti per scrivere articoli nei quali smonta i poeti della sua generazione per deriderli, per così dire. Non credo inutile di ricordare a questo punto che per Balzac Les Illusions Perdues fossero quello che lui chiama l'œuvre capitale dans l'œuvre, ovvero l'opera capitale nella mia opera, il centro, per così dire. E che il centro del romanzo, che è al centro della Comédie humaine, sia dedicato alla fine della poesia e al passaggio al romanzo, mi pare molto importante. Les illusions perdues, illusioni perdute, sono insieme le illusioni personali amorose, letterarie e poetiche, ma anche, e Flaubert lo ricorderà, politiche e spirituali. Si è fatta addirittura l'ipotesi che À la recherche du temps perdu fosse una risposta aux illusions perdues, cioè una specie di rivincita. Dal Balzac degli anni 30 al Mallarmé degli anni 90, dopo le disillusioni delle rivoluzioni del 30 e del 48, ma anche della Comune di Parigi, la parabola non lascia dubbi e sembra varare la diagnosi hegeliana di una morte dell'arte, arte poetica si intende qui, non in quanto ovviamente la poesia sia morta, ma in quanto abbia perso la sua capacità a esprimere la dialettica politica della cultura. Ed è questa la lezione des illusions perdues. Ed è proprio in questo contesto che Mallarmé pronuncia Crise de Verre. Ma non voglio nemmeno nascondere, parlando di Mallarmé, la mia volontà, concordato con il professor Lettieri, di attirare la vostra attenzione su un testo un po' dimenticato, da un libro per niente dimenticato, di Adorno e Horkheimer, La dialettica dell'illuminismo, che è un libro del 47 che fu tradotto in italiano da Einaudi nel 66. Il capitolo un po' dimenticato e per motivi ovvi è intitolato L'industria della cultura. Adorno e Horkheimer ritrovavano in questo capitolo un'inquietudine di Rousseau che verteva sul nesso fra massificazione della cultura, massificazione industriale per Adorno e Horkheimer e non per Rousseau ovviamente, e emancipazione. Nelle sue forme più contemporanee, ovvero la cultura 2.0, la civiltà di internet e del cellulare, delle reti sociali e di Skype, quest'industria della cultura ha preso una forma così pervasiva, così dominante, che sembra difficile da criticare. Per molti oggi, Robert Kurz, ho visto che i libri di Kurz non sono tradotti in italiano, mi pare, in un saggio del 2012 dove difendeva l'attualità del saggio di Adorno, vuol definire postmoderni, dunque per questi postmoderni cosiddetti da Kurz, la cultura di massa sotto questa veste è sempre una cosa giusta e buona, qualsiasi sia il suo contenuto e la sua forma. E poco importa del resto se questa cultura sia nata dalle masse o sia stata imposta loro, come se la differenza fra cultura popolare e cultura di massa fosse solo lessicale. Insomma, la cultura industriale sarebbe un movimento liberatorio. I motivi di questa convinzione sono chiari. Questa cultura pare accessibile a tutti e sembra per di più ben accolta da tutti. Opporsi a questa convinzione sembra dunque impossibile o addirittura sembra rimandare il critico a una posizione chiaramente reazionaria. Ma bisogna stare attenti e rileggere l'articolo di Adorno e Horkheimer. Quando la teoria critica si avvicina all'industria culturale, non si confonda affatto con il pessimismo culturale dell'elite accolta tedesca del dopoguerra. Il concetto negativo di industria culturale sviluppato da Adorno e Horkheimer significa proprio il contrario. Non è certo l'accessibilità a tutti che viene criticata,
ma la convinzione che l'industriale e culturale, cito, rappresenta lo strumento il più sensibile del controllo sociale. L'industria culturale rappresenta lo strumento il più sensibile del controllo sociale. Si tratta, in effetti, del contenuto strutturalmente alienante, autoritario, obiettivato della cultura di massa capitalista, che corrisponde, secondo loro, alla sua forma estetica e non la sua accessibilità al di là delle élite autoproclamate. Questo contenuto, per Adorno e Horkheimer, si avvicina a formulazione ad estato molto scalpore, una forma di barbaria estetica. Una lezione importante di questo saggio, e che voglio trattenere per voi, e che vale ancora, è che non bisogna ossessionarsi con le nuove tecnologie, né considerare piuttosto il loro significato economico. A tenere in mente questo significato, non si rischia di fare di chi insegna via Zoom o Meet l'erede vergognoso dei docenti che avevano giurato fedeltà al fascismo. Carlo ha ricordato con potenza in questa sede il pericolo di tale anacronismo, ma permette forse di renderci più attenti alle forme nuove dell'economia di riproduzione del capitale. Le parti interessate, scrivono Adorno e Horkheimer, spiegano volentieri l'industria culturale nel lessico della tecnologia. Ora questo risulta non, sono loro a parlare, di una sedicente legge dell'evoluzione della tecnologia, ma della sua funzione nell'economia attuale. La mia domanda, che dunque ha la forma di un cortocircuito, la strategia dell'obliquità che ci insegna Carlo, è dunque: cosa ci può insegnare Mallarmé nel momento nostro dell'industria della cultura? Quanto sia obliquo questo modest proposal non mi sfugge, e avrei potuto ricostruire un percorso ben più strettamente italiano, del tipo da Adorno a Verifica dei poteri di Fortini, sottotitolo Scritti di critica e di istituzioni letterarie, edito nel 65 e ristampato nel 74, dunque da Adorno a Fortini, da Fortini al Berardinelli del Pubblico della Poesia, pubblicato nel 75, anno simbolico per la storia culturale della poesia italiana, in quanto corrisponde sia al Nobel di Montale che alla morte di Pasolini, e infine dal Pubblico della Poesia al saggio importantissimo di Mazzoni sulla poesia moderna del 2015. Ma intendo suggerire, dunque non farò questo percorso, avete capito, che a partire da Mallarmé una storia leggermente diversa, che riguarda la rilevanza della poesia nei riguardi dell'industria culturale, è possibile. Ma perché? Ma semplicemente perché il riconoscimento del potere spirituale della poesia riguarda per Mallarmé il nesso fra poesia, politica e religione, considerate tutte e tre come istituzioni. Si dà il caso, in effetti, che Mallarmé, dalla famosa lettura che ne ha proposto Sartre, sia diventato una specie di caso politico-filosofico per i marxisti francesi, da Badiou a Rancière e da Milner a Meillassou. Non credo esagerato di sostenere che Mallarmé occupa nel spazio francese lo spazio occupato da Hölderlin nel spazio tedesco o da Leopardi nello spazio italiano, cioè come fondatore di una complessità della poesia nel dibattito con la modernità. Ora, penso di poter sostenere che i lettori marxisti, tanto profondi quanto sottili, di Mallarmé, abbiano incontrato delle difficoltà con la religione di Mallarmé. Non con la sua credenza religiosa e personale, che sparisce nel 65-66 con la crisi di Herodiade, ma proprio con la religione poetica e più specificamente con l'antropologia religiosa ispirata alla mitologia comparata di Max Müller e di George W. Cox, di cui Mallarmé traduce Les Dieux Antiques nell'80. Ora, vedremo come Mallarmé si è opposto alla ripresa politica della mitologia nella sua critica di Wagner,
oppone all'opera totale wagneriana il teatro mentale della poesia, non è solo una scelta estetica, bensì una decisione politica che Mallarmé concentra opponendo al mito nazionalista di Wagner il suo sogno di una città nuova di individui liberi. Quella di Mallarmé fu una riflessione acutissima sulla relazione fra il divino e il sociale. E questo per me un altro modo di riallacciarmi alla conferenza di Ginzburg e al suo dialogo con Lethierry. Si bisogna stare attenti al peso culturale della rappresentazione religiosa nei discorsi politici, così dimostrava Carlo la parola gregge e la sua eredità testamentaria permane nei discorsi fino alla crisi del Covid, lo stesso vale per il discorso poetico di Mallarmé. Certo, mi vergognerei ancora di più della disproporzione fra l'enormità della pandemia e delle sue conseguenze, più di 9 milioni di persone contagiate, quasi 500.000 morti, per attenermi alle cifre, ai corpi, e non parlare delle conseguenze economiche, sociologiche e politiche, fra dunque la disproporzione fra questa enormità e la minutezza del mio intervento, se non fosse stato preceduto dal Mallarmé stesso, che indicava, per commentare la sua conferenza di Oxford nel 94, che si era accontentato, lo cito, di trattare la metà del suo argomento. L'altra metà, diceva, scriveva, ovvero la contraparte sociale e politica, l'ho omessa. E aggiungeva, in una piccola note che Bertrand Marshall, nella Pléiade di Mallarmé, ha giudicato opportuno e per fortuna di ripubblicare, per me, diceva Mallarmé, questa contraparte sociale si riassume, se résume, cito, tout dans l'esthétique et dans l'économie politique. Tutto nell'estetica e nell'economia politica. Leggendo Crise de Verre, la conferenza tenuta da Mallarmé, intendo dunque con voi interrogarmi stasera sulla funzione che potrebbe assumere la poesia in una prospettiva critica dei discorsi della crisi. Si è potuto osservare quanto i discorsi della crisi abbiano finito per confondersi in una crisi dei discorsi. E ci vorrebbe stasera molta sapienza retorica per smistare questa figura, no? Discorsi della crisi, crisi del discorso, che la retorica antica chiamava antimetabole. Parto dal presupposto che la poesia può avere, insieme alla filologia, e nel caso di Mallarmé quest'insieme è, diciamo, filologicamente attestato, tale funzione, ma emetto subito due riserve prima di leggere con voi Crise de Verre. La prima è che non si può certo tenere un discorso generale sulla poesia senza inserirlo in contesti nazionali cronologicamente delimitati. Questa riserva ha una conseguenza immediata. Se la diagnosi formulata da Mallarmé vale nel contesto francese della fine dell'Ottocento, la domanda della sua applicabilità, per così dire, ai contesti del nostro primo quarto di secolo pone una serie di interrogativi e richiede ovviamente una serie di mediazioni. La seconda riserva è che l'estensione del termine poesia è certo diventata sempre più difficile da capire. Perché lo so che mi direte, ma cosa intende? Professore, cosa intende Rueff con poesia? L'astuzia, come se questo non fosse il problema, l'astuzia del filosofo Danto, filosofo americano analitico, ripresa scherzosamente da Genet, non mi pare utile nel suo pragmatismo riduttivo. Vi ricordo che alla domanda che cos'è l'arte o che cos'è la letteratura, ovvero stasera per noi che cos'è la poesia, Danto propone di sostituire la domanda quando c'è letteratura, ovvero quando c'è poesia. Danto oppone così estetiche essenzialiste, che cercano di rispondere alla domanda che cos'è X, e poetiche condizionaliste, quando c'è X. Ma questa opposizione stessa deve essere storicizzata e appartiene oggi a un momento ben definito, che è il momento, direi, neopragmatico dell'estetica, che si segnale, lo dico come lo penso, per una mancanza totale di spirito dialettico e storico.
Sostengo, e non sono certo il primo, che nel contesto francese e per estensione europeo è proprio la crise de verre che ha reso questa distinzione tra poetiche essenzialiste e poetiche condizionaliste inutile. Come intendo procedere? Dunque vi dico un po' la traccia, poi indirizzo verso i testi. Vorrei dunque cercare di capire cosa abbia significato per Mallarmé questa crise de verre e in che senso la sua diagnosi l'abbia spinto a cercare una nuova concezione della performatività poetica, ovvero quello che può la poesia. E questa performatività poetica lui la chiama action restreinte, azione ristretta, e non, come dicono molti traduttori, azione delimitata. No, no, non è delimitata, è proprio un'azione che è ristretta per poter essere efficace. Cioè, la condizione della sua performatività è proprio che si restringe sull'essenza di quello che è poi la poesia. Abbatto le mie carte. Sono più che convinto, e lo dico in modo forse un po' troppo polemico, però o adesso o mai, no? Sono più che convinto che le altre forme di performatività alla nostra disposizione, e che sono non a caso raggruppate sotto il termine di performance poetiche, siano definitivamente esposte a un rischio maggiore di ripreso all'interno dell'industria della cultura alla quale pretendono, senza grande convinzione, vero, opporsi, quando non ne diventano addirittura le promotrici ambigue. Credo che l'action restreinte di Mallarmé resiste e abbia la capacità di permetterci di capire cosa può essere una resistenza di un certo tipo all'industria culturale, molto di più di quanto le cosiddette performance poetiche. Se tengo a far mia la convinzione di Mallarmé è perché vedo nella sua action restreinte una vera opportunità politica di fronte alle forme dispositivi economici e tecnologici dell'industria della cultura che possiamo ritenere in parte responsabile della crisi dei discorsi. Mallarmé non avrà mai cessato di difendere una riflessione unitaria, quello che chiama addirittura un sistema di pensiero, un argomento di pensiero unico, come scrive in un modo continuo, per difendere quello che lui stesso, ed è strano perché è un termine che si ritrova in Adorno e in Lukács, ma anche in Fortini, la dignità del contenuto della poesia. Mallarmé dunque difende questa riflessione sulla dignità del contenuto della poesia con una preoccupazione che per qualcuna è ridicola, per altri eroica, per la forma, in quanto la forma stessa potrebbe essere opposto all'inautenticità dei linguaggi, dei dispositivi dell'industria culturale. Così, dopo aver considerato con voi come articolare crise de verre e action restreinte, vorrei dedicare un momento di riflessione con voi alla sociologia della folla in Mallarmé per capire il punto di discordia con Wagner, che è un punto che mi pare molto importante. E chiuderò su questo. Dunque, per riassumere, parto da crise de verre, vado verso l'action restreinte e dall'action restreinte cerco di capire cosa Mallarmé intende quando cerca di pensare insieme folle e religione. E da lì vado sull'opposizione a Wagner, che è un'opposizione alla volta poetica e politica. Dunque, comincerei, spero che la mappa del percorso sia chiara, con crise de verre, d'accordo? E vedo che Cora vi ha mandato questo link dove potete scaricare la traduzione. Ho presa questa perché ce ne sono parecchie, ma ho presa quella che ho pensato gli studenti potessero anche acquisire.
ovvero Mallarmé Poesie e Prose, che dunque quella di Garzanti, che presenta un vantaggio e anche una limitazione, e la traduzione, diciamo quasi parte per parte, dell'edizione Mondor della Pléiade, ovvero la prima grande edizione di Mallarmé in Francia, dopo quella di Marchal. Dunque avrete nel drive, che Cora ha messo a vostra disposizione, il testo francese e il testo italiano. Ora, come dicevo, per cominciare, non voglio sicuramente passare la mezz'ora che ci rimane a commentare la traduzione, che è altamente discutibile, ma questo non è il punto. Vedo Carlo che sorride, perché le traduzioni discutibili è un punto di cui parliamo spesso. Diciamo che il mio intento è di proporvi una specie di riassunto analitico di Crise de Verre, e di trarre di queste Crise de Verre un insieme di lezioni, d'accordo? Che permettono di discutere. E dopodiché passerò all'action restante. Cerchiamo dunque di capire la posta in gioco con Crise de Verre. Il testo, come dicevo, fu pronunciato nel 1894 in Inghilterra, prima di essere pubblicato nel 95. E quando è pubblicato nel 95 coincide al decimo anniversario della morte di Victor Hugo. Questo punto è molto importante, perché per Mallarmé, adesso apro il libro vostro alla pagina 2884, per Mallarmé è proprio la morte di Victor Hugo che corrisponde alla Crise de Verre. Cosa vuol dire crisi diverso? Intendiamoci bene su questo argomento. Vuol dire, per Mallarmé, che le condizioni di definizione della poesia, ovvero la metrica e la versificazione, adesso non sono più definitorio della poesia. È finito il tempo della versificazione. La crise du vers vuol dire semplicemente che la poesia esce dal binario che era il suo binario secolare, ovvero la versificazione. E per Mallarmé, questa crisi coincide proprio con la morte di Victor Hugo. Perché? Perché, come dice Mallarmé in Crise de Verre, Hugo era la versificazione stessa. Cito un passaggio che avete, pagine 2885, alla fine della pagina: un lettore francese, interrotte le sue abitudini alla morte di Victor Hugo, non può che essere disorientato. Vi prometto che non lo farò ogni volta, però nel testo francese è sconcertato, déconcerté. Or, ovviamente, la metafora del concerto è molto più importante che la metafora del disorientamento, perché s'il est déconcerté vuol dire che esce dal concerto. E cos'era questo concerto? Era una specie di consenso sulla definizione della poesia in quanto versificazione. Hugo, col suo lavoro misterioso, piegò tutta la prosa, filosofia, eloquenza, storia, al verso, e poiché era lui stesso il verso, confiscò a chi pensa, parla o narra quasi il diritto di pronunciarsi. Monumento nel deserto, con il silenzio in lontananza, in una cripta, la divinità come di una maestosa idea incosciente, cioè che la forma chiamata verso è semplicemente lei stessa, la letteratura. Morta di Hugo, morto del verso in quanto verso metrico, nascita di una nuova forma di poesia che può prendere, questa è la convinzione di Mallarmé,
tutto lo spazio della letteratura. In che senso? La convinzione, e questo è il passo successivo di Chris de Vere, la convinzione di Mallarmé, e vi prego di essere attenti, è che questa questione della versificazione è una questione politica. Non l'ha inventato lui, perché, e ne parlavo di recente con Carlo Ginzburg, è un'idea di Hugo. È Hugo stesso che ha considerato dans les contemplations, in un testo famosissimo che si chiama Risposta a un atto accusatorio, che la questione della versificazione fosse una questione politica, ovvero la capacità per una nazione di ritrovarsi in una forma poetica identificabile. E cosa dice allora Mallarmé? Cosa oppone la metrica, diciamo, post-rivoluzionaria di Hugo e repubblicana alla metrica post-ugoliana di Mallarmé? La tesi di Mallarmé è che oramai la poesia potrà essere cantata, la sua, diciamo, il verbo che lui usa è modulata da tutti. La domanda diventa: se la versificazione non è più il criterio del verso, e se la definizione repubblicana della versificazione ugoliana non vale più, come potremo distinguere la poesia moderna di quello che non è poesia? Perché ovviamente si corre il rischio di vedere annegata il discorso poetico nella prosa. La posizione storica di Mallarmé è di inventare formalmente e teoricamente una nuova versificazione che sia, come dice lui, ritmica e che sia per condensazione, è un termine che lui usa, l'opposta della prosa. E questo opposto della prosa lui lo nomina le reportage, l'opposizione tra versificazione e reportage. Lui dice, d'una parte c'è le reportage, tutto quello che è prosa, le journal, le roman, la narrazione. Dall'altra parte, dice, c'è la versificazione ritmicamente definita come una specie di, dice lui, dispositivo che permette alla versificazione di isolare le parole e di stabilire per ciascuna un contatto con il suo ritmo personale. Da lì Mallarmé, ed è il terzo momento di Chris de Vere, passa a enunciare le condizioni di questa nuova metrica. E devo dire, questo chi ha letto Mallarmé anche in italiano o l'ha sentita adesso l'avrà capito, questa nuova metrica impone alla syntaxe francese dei stiramenti tali che il lettore francese è talmente scombussolato che, come diceva Maurras, la poesia di Mallarmé sembra tradotta da una lingua che non c'è. Però invece di ridere con Maurras, bisogna capire che per Mallarmé questo intento di creare una nuova versificazione che ha in sé una parte di mistero, e la sua risposta al reportage dopo la morte di Victor Hugo. Ed è lì, stranamente, che Mallarmé, in una specie di accelerazione che Marshall, Bertrand Marshall, l'editore della Pléiade, considera non opportuna, critica Wagner. In un passo che vorrei leggere con voi, perché è un passo molto molto strano di trovare ici Wagner. Nel trattamento di pagina 295, nel trattamento di riposo e di interregno così interessante subito dalla versificazione, giace la crisi non tanto nelle nostre vergini circostanze mentali,
Udire l'indiscutibile raggio, come i dardi dorano e lacerano un meandro di melodie, o la musica raggiunge il verso per formare, dopo Wagner, la poesia. Siamo nel 95, ma Mallarmé ha già scritto, se ho tempo ci tornerò, vari testi su Wagner, e si è opposto a Wagner per tre motivi. Uno, un motivo teologico, perché considera che la teologia di Wagner è una teologia che Kitsch, non è la parola che usa, però è l'idea. Due, perché considera che l'opera di Wagner, diciamo l'arte di Wagner, impone, sono le sue stesse parole, alla foule rassemblée une fascination abusive, e dunque un suggerimento, una suggestione eccessiva, e sappiamo a livello politico cosa vorrà dire dopo, ma soprattutto, dunque, una critica teologica, una critica politica, una critica artistica, ovvero per Mallarmé Wagner sbaglia nel dosaggio musica-parola. Lui non capisce, dice Mallarmé, Wagner non capisce che la vera musica è quella delle parole. E lì ci sarebbe tutta una discussione, spero che avremo tempo di almeno iniziarla, sul rapporto fra poesia e canzone. Perché per Mallarmé il futuro della poesia, e questo problema è discusso in pagine molto interessanti dal Mazzoni, e il futuro della poesia non è la canzone. Il futuro della poesia non è la performance. Il futuro della poesia è una poesia che sia capace di far sentire all'interno della nuova versificazione una musicalità interna. Mallarmé conclude Crise de Ver, dopo questa critica indirizzata a Wagner, con due decisioni, che sono in realtà due lezioni di metodo molto importanti. L'una riguarda quello che lui chiama, una formulazione che sarà molto celebre in Francia e che sarà ripresa da molti, anche da Benveniste, la disparition illocutoire du poète, lo sparire illocutorio del poeta, ovvero la poesia non è più un dispositivo di enunciazioni in prima persona, e la seconda lezione è addirittura la sparizione dell'oggetto, quello che si è chiamato il metodo negativo di Mallarmé. Dunque, Crise de Vers, come vedete, per essere un trattato di metrica, ha un'ambizione smisurata. È un testo conclusivo del 95, Mallarmé riassume in questo testo molte delle sue lezioni, e le vorrei elencare per facilitare la discussione, se vi va. Prima lezione, ce ne sono sette, ma le dico proprio in un modo un po' geometrico. Prima lezione, la crise de Ver è una crisi politica per Mallarmé, perché riguarda il rapporto dei soggetti con la lingua e la sua formulazione nell'opposizione lingua soggettiva dell'intimità e lingua pubblica formata, secondo lui, preformata dall'industria culturale. E questa è la prima lezione. Seconda lezione, chi in Francia deve versificare se la deve vedere con Hugo. Ci sarebbe molto da dire sulla versificazione in Hugo e sull'evoluzione della versificazione ugoliana. Dico solo quello, eh? Hugo comincia a versificare negli anni 1820 con Lamartine, con Vigny, con Musset, continua negli anni 40 con Nerval e il contemporaneo di Baudelaire nei 57, vede morire Baudelaire, vede arrivare sia l'Otréamont che la Forgue. Hugo e il secolo, ha ragione Mallarmé, il problema della versificazione francese nell'Ottocento è Hugo. Terza lezione. La nuova libertà di versificazione è una libertà che avrà come effetto
implacabile di, come dire, irrigidire la differenza tra una poesia che sembra ritrovare il mito, diciamo, medievale del trovar clues, no? Della chiusura su stesso, e del giornalismo. Quarta lezione, bisogna assolutamente opporsi a Wagner. Lo dico di nuovo per motivi teologici, politici e formali. Quinta lezione, il mio metodo, dice Mallarmé, è un metodo sottrattivo. Mentre il linguaggio del reportage fa vedere tutto in un modo letterale, la mia poesia sarà simbolica. E il simbolismo di Mallarmé, questo è un punto che bisognerebbe discutere anche nell'eredità Mallarmé-Ungaretti, il metodo di Mallarmé non è ermetismo. Mallarmé non vuole che la sua poesia sia chiamata né ermetica né decadente, poi, che sono termini, diciamo, non etic ma emic. Sono categorie che Mallarmé non usa. Il mio metodo di poesia lo intendo come sottrattivo per imporre al lettore un percorso, una relazione, si potrebbe dire, fra il testo e se stesso, che impiega un lavoro. La poesia di Mallarmé è una poesia molto sensuale, addirittura spesso erotica, però per arrivare all'erotismo di Mallarmé, per esempio, bisogna adottare questo percorso che è suo. Non è ermetismo e, come dice lui stesso, suggerimento. Sesta lezione, questa poetica della suggestion, del mistero, dice anche, necessita di considerare che c'è d'una parte una musica della musica e d'un'altra parte una musica della poesia. Conosco un amico che è qui presente che mi dice: ma come si fa a fare poesia in francese mentre non ci sono le parole sdrucciole? E sì, perché è proprio questo il problema, no? A cosa un poeta dove scendere nella lingua, a che livello, diciamo, della lingua dove scendere per liberare quello che nella poesia è il canto della lingua, che fa sì che, per esempio, un verso di Baudelaire vi può sembrare un verso, e lo sembra anche ai francesi, un verso, come dire, essenzialmente francese. E lì, terzo riaccio con la conferenza di Ginzburg, non c'entra con i caratteri nazionali, è proprio che l'artista, no? Il poeta in quanto artista delle parole, usa come materiale la sua lingua e espone le capacità espressive della sua lingua. Magari su questo potremo tornare, perché è anche un argomento che tocca la traduzione, no? La traducibilità della poesia, no? Perché E infine, settima lezione, la crise de vers, e ovviamente, lo dico quasi come una lapalissade, è la chiave teorica du coup de dé de Mallarmé, l'ultima opera di cui vi ho messo anche una delle fotocopie, anche perché al centro d'un coup de dé figura proprio al centro geometrico la parola crisi. Ve l'ho dato, l'avete nelle vostre fotocopie e nella pagina 400, vi chiedo scusa, lo cerco nel libro. Esatto, pagina 420-421, nulla della memorabile crisi se non se fosse l'evento, eccetera, eccetera. E dunque credo che bisogna rileggere Le coup de dé a partir de Crise de Vers. Mi rimangono 5 minuti, dunque accelero in un modo brutale. No, puoi prendere il tempo che vuoi.
Ma mi prendo altri 10 minuti, d'accordo? Facciamo così, perché Ma questa certo. è una proposta pericolosa. Dunque, l'action restreinte. L'action restreinte. Si dà il caso, e devo dire che sono stupito che i commentatori non abbiamo sottolineato questo adesso, che l'action restreinte, ovvero l'azione ristretta, sia disposto da Mallarmé subito dopo Crise de Verre. Dans Divagation, ovvero, come dicevo, l'unica raccolta delle prose di Mallarmé, avete Crise de Verre e dopodiché l'action restreinte. Ora, l'action restreinte è proprio un testo dove Mallarmé riflette frontalmente, come lo fa spessissimo, su il tipo di atto, di agency, si direbbe oggi, rappresentato dal scrivere poesie. Ed è un testo che Mallarmé scrive, adesso questo punto è stato veramente ben studiato dai storici della letteratura, mentre esplodono intorno a lui, tra il 94 e il 95, le bombe degli anarchisti, degli anarchici, pardon. Dunque, l'action restreinte è un discorso articolato sul tipo di impegno, per usare un anacronismo, il tipo di impegno che lo scrivere poesie. Basta, secondo me, leggere l'inizio del testo per capire la tonalità del testo. Per voi sono le pagine 304-305. Allora, l'azione limitata, ha tradotto il traduttore che era un poeta italiano degli anni 40, Adriano Guerini. Spesso venne un compagno, plusieurs fois vint un camarade, le même, a volte lo stesso, talvolta un altro, a confidarmi il bisogno di agire. A che cosa mirava? Come l'approccio da parte sua nei miei confronti rivelò anche a lui, pur giovane, l'occupazione di creare, che sembra suprema e realizzabile con le parole, io insisto, che cosa intendeva esattamente? Plusieurs fois vint un camarade, le même, cet autre, me confiait le besoin d'agir. Que visait-il? Comme la démarche à mon endroit annonça de sa part aussi à lui jeune l'occupation de créer, qui paraît suprême et réussir avec des mots, j'insiste, qu'entendait-il expressément? Cosa mi chiede questo compagno, ce camarade, ovviamente il termine ha una connotazione politica per Mallarmé, cosa mi chiede, importa anche la lettera maggiuscola, cosa intendeva con l'action restreinte, con l'agire, pardon. Il poeta si trova invitato da questo camarade, ma in realtà dall'epoca stessa, l'epoca che è quella delle illusions perdues, di agire. Cosa deve fare dopo la crise de verre per agire? Il paragrafo successivo evoca, lo devo leggere di nuovo perché la sua potenza per oggi mi pare veramente notevole. Allentare i pugni, rompendo una fantasticheria sedentaria per un fremente confronto con l'idea, come quando ci prende una voglia oppure muoversi. Ma la generazione sembra poco agitata, oltre che dal disinteresse politico, dal pensiero di estraniarsi dal corpo, tranne certo la monotonia di stringere tra i garetti sulla carreggiata, secondo il mezzo favorito, l'immagine di una splendente rotaia continua. Se détendre les poings, en rupture de songe sédentaire, pour un trépignant vis-à-vis avec l'idée, ainsi qu'une envie prend ou bouger, mais la génération semble peu agitée, outre
le désintéressement politique. Le désintéressement politique, il disinteresse politico. L'espressione è notevole e rimanda ovviamente alla disillusione del dopo la comune, e lì andrebbe costruita una riflessione molto strutturata sul rapporto fra i poeti e la comune. Vi ricordo che gli unici a avere cercato di aderire alla comune sono stati, e non è casuale, Rimbaud e Mallarmé. Bisognerebbe commentare, per esempio, i dubbi di Baudelaire, ma Baudelaire era stato, come dire, deluso del 48 e non voleva una nuova scottatura, e anche Flaubert aveva molto dubbi. Dunque, il désintéressement politique, e Mallarmé insiste, questo désintéressement non è mio. La génération, dunque, si disinteressa dalla politica. Mallarmé sa perché. Non crede più ai movimenti. Certo, vorrebbe rompere con il sogno e agitarsi in quel modo, ma qualcosa come a che pro la minaccia. L'action, dice Mallarmé, avrebbe oggi due modalità. D'una parte, lanciarsi in un movimento e diventare il profeta di questo movimento. C'è ancora dietro la figura di Hugo e la figura del profeta. Autoproclamato, dice con ironia Mallarmé, e dunque poco contraddetto. D'altra parte, ci sarebbe la forza che viene comunicata, e lui dice, alla Gazette, ai giornali e ai media, che protegge l'inutilità dell'impatto sull'opinione. Per così dire, per Mallarmé, né profezia né integrazione alle istituzioni culturali della parola pubblica. Per citare una falsa dicotomia di Umberto Eco, né apocalittico né integrato. Dico falsa perché sappiamo quanto gli apocalittici siano oggi integrati. Né profezia né integrazione. Allora cosa? Cosa deve essere l'azione poetica, la performance propria alla poetica? Lo dice chiaro e tondo Mallarmé: ton acte toujours s'applique à du papier. Non so come abbia tradotto, pardon, il tuo atto sempre si applica a della carta, alla carta andrebbe meglio. Infatti, meditare senza tracce diventa evanescente, se non si esalta l'istinto in qualche gesto veemente e perduto che tu hai cercato. Scrivere. Per Mallarmé, l'action restreinte è la scrittura. L'action restreinte è la scrittura, e questa scrittura è l'atto poetico. Non la sua performance, non la sua profezia, non la sua integrazione ai giornali, la scrittura. Ed è per quello che l'action restreinte è collegato strettamente a Chris de Vere, perché è tramite la scrittura che si arriverà alla libertà individuale che permetta di scendere, come dicevo, alla modulazione personale della propria voce attraverso il ritmo e il rapporto tra versificazione nuova, per così dire, e sintaxi. Questa azione, dunque, è quella della scrittura. Ma non scrivere dei blog, dice Mallarmé, non dice così ovviamente, non scrivere sul giornale, non diventare il tutologo poeta, no, scrivere poesie. E dice addirittura in una specie di pizzo che trattiene infinito e mistero. Ovvero l'azione poetica e la ricerca della forma, in quanto questa forma è resistenza sia
al teatro dell'istituzione culturale di Mallarmé sia al reportage. Devo concludere su questo testo, però mi pare che non sia inutile oggi considerare questa risposta così limitata, così minima, così forse ristrettissima, come un invito serio, in quanto questa scrittura poetica sia per Mallarmé una forma di resistenza all'istituzione culturale. Il teatro dell'azione letteraria è il linguaggio solo. Scrivere e inventare un nodo nuovo fra lingua, soggetto e sensibilità. È lì la politica di Mallarmé. Implica tre restrizioni: della letteratura all'arte della lingua, dell'enunciazione dell'uno alla difesa della singolarità, dal modello teatrale al modello poetico. Queste tre restrizioni hanno effetti notevoli che sembrano tautologici. La poesia non è né teatro né musica. E se è teatro, dice Mallarmé, è teatro mentale. La poesia non è performance, se no performance linguistica. Non è né rinchiusa nella lettura mentale né condannata al palco. La poesia, infine, non è Wagner. E questo lo tengo per la discussione, perché ho già sforato Gaetano. Il punto che mi pare importante, chiudo su questo, poi arriviamo al dibattito, è di indicare questo. Mallarmé, dunque, metto insieme la mia riflessione su folla e religione e su Wagner. Mallarmé scrive i testi che vi ho citato negli anni 95, 94-95. Ora, vi ricordate che il testo di Le Bon sulla psicologia des foules esce nel 95 e che la logique sociale de Tarde è nel 93, esattamente come le règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim. Questa coincidenza deve essere studiata, nel senso che nel momento stesso in cui la sociologia cerca di capire le relazioni tra religione e società, addirittura dove cerca di costituire la religione come un effetto di comunità, Mallarmé, per esempio in cattolicesimo, in varie prose, è un pensatore attentissimo, attentissimo delle relazioni fra folle e religione. Lo fa attraverso i suoi metodi, i suoi concetti, per esempio il concetto di pubblico, ma mobilita elementi di riflessione che sono proprio che possono dialogare, questo l'avevo fatto per voi, ma lo farò in un'altra sede, che possono dialogare con Le Bon, Tarde e Durkheim. Tant'è vero che quando, dans les règles de l'art, Bourdieu si permette di criticare Mallarmé dicendo che Mallarmé non ha mai capito come funzionasse la sociologia e che in realtà si è capito, dice Bourdieu, quanto la sua poesia sia elitaria. Bourdieu, mi dispiace dirlo in un modo così brutale, non ha capito niente. Non ha capito niente. È proprio il contrario. L'idea di Mallarmé è proprio che se vogliamo costituire una folla di soggetti liberi, bisogna offrire a queste foule una nuova poesia. Una poesia che permetta a ciascuno di attraversare la sua sensibilità attraverso un percorso che lo fa rianodare con la sua lingua.
Questo Malamé lo fa pensando al rapporto tra religione e società. E c'è in Malamé una riflessione profonda. Bertrand Marshall ha scritto delle pagine molto belle su questo argomento, sulla sacralità, su cosa fa che una società ha bisogno di sacralità. Ora, questa sacralità, come questo bisogno di sacralità, sono assolutamente storici. E una delle critiche più forti che Mallarmé indirizza a Wagner è di sbagliare di temporalità, di offrire una sacralità che è una sacralità del passato e che non permetterà mai a una folla di costituirsi come un soggetto politico. Ecco, avrei molte altre cose da dirvi, volevo anche chiudere il cerchio passando dalla critica che Mallarmé fa a Wagner alla critica che Adorno fa a Wagner. Però diciamo che se vi ho dato voglia di leggere Chris de Vere stasera, ho compiuto il mio lavoro. Ringrazio tantissimo con un applauso che penso sia quello di uno di noi, Marc Tancrieuf, per questa splendida, splendida lezione, la definirei in questi termini. Io sento un ritorno, forse Martin, tu hai acceso il microfono perché sento malissimo. Io vi devo confessare una cosa, questa è l'università che ho sempre sognato, no? Cioè un'università in cui non ci sono barriere, ma veramente si attraversano le discipline e si riflette su testi straordinari della nostra eredità culturale, però con una originalità, una capacità di taglio, no? E di proposizione di nuove prospettive che mi sembra notevole. Cioè, in fin dei conti, a partire da Mallarmé oggi si è fatto un discorso sul politico, si è fatto un discorso sulla forza e la capacità di resistenza della cultura. Perché in fondo questo restringimento paradossalmente è riconoscere un'enorme potenza di resistenza. Si è fatto un discorso sul sacro e sulla religione. Io sarei curiosissimo, proprio perché mi occupo di storia del cristianesimo, di chiedere ancora, no, a Martina altre indicazioni, ma penso sia stato chiarissimo anche nella sua capacità di sintesi, nella sua restituzione. Si è fatto un discorso sulla singolarità, che è un tema che è riferimento appunto a quello che abbiamo così riecheggiando espressioni facili, lo stato di eccezione, no? Io ho sempre in mente questo retroterra kierkegaardiano, cioè di singolarità. Non a caso Derrida diceva: per me Kierkegaard è importante, no? E in fin dei conti quello che tu stai indicando in relazione alla poetica di Mallarmé è in fondo, lo banalizzo molto, ma insomma è il problema per me della decostruzione. So che qui Carlo Ginzburg non mi segue tantissimo perché ha delle idiosincrasie in proposito. Ciò nonostante, per me questo è un tema che vale la pena approfondire, col quale vale la pena confrontarsi radicalmente, perché il discorso della decostruzione è un discorso sul politico, sulla capacità di resistenza, sul mistero e sull'apertura a un'invenzione del nuovo e del futuro. In questo senso è atto poetico qualsiasi atto di invenzione, di apertura a una creatività che è sempre singolarità rispetto al linguaggio che comunque noi ereditiamo. Scusa se banalizzo in maniera così brutale quello che tu hai detto, in maniera molto più profonda, ma Mi permetto di aggiungere una cosa sulla quale sono dovuto andare ovviamente troppo velocemente. E lo dico sia nel confronto di quello che hai appena detto, sia nella direzione di Carlo, poi ho visto che ci sono altre domande. Mallarmé fu cattolico, inizia come cattolico. Poi nel 64 ha una 35, ha una crisi. Ma non è questo in realtà che è importante. La cosa importante è che Mallarmé, che era professore d'inglese al liceo, aveva in mente una tesi universitaria e che questa tesi era una tesi di mitologia comparata. Ovvero Mallarmé aveva letto Max Müller o forse una sintesi di Max Müller,
e ha tradotto, ed è un testo molto importante per lui, i libri di Cox, che era un mitologo inglese, che non era, sicuramente lo conoscete, non era Müller, era piuttosto un divulgatore, si posso dire. E Mallarmé ha costruito in margine alle sue letture di mitologia comparata una riflessione di cui, per esempio, nello stesso momento Usener si rendeva anche lui responsabile, sul rapporto, vedete come le cose tornano, sul rapporto fra mitologia e filologia, ovvero sul modo in cui un filologo può arrivare a concezione della mitologia attraverso lo studio del linguaggio della mitologia. Ed era questa la sua tesi che non ha mai fatto. Però se si va a guardare sia le prose che Rodian, per esempio, anche un testo molto famoso, che è la riscrittura del Balo di Salomè, no? Si vede come lui ha applicato anche all'Ancien Testament queste categorie che lui aveva studiato tecnicamente del rapporto fra filologia e mitologia. Allora, ci porto un po' lontano da Chris de Vere, eh? Però volevo dire questo per il rapporto fra mitologia e filologia. Non voglio monopolizzare il dibattito e hai aggiunto interesse, curiosità, insomma, a quello che già avevi suscitato precedentemente. Soltanto una notazione molto rapida, proprio anche in riferimento alla critica a Wagner e al tentativo in qualche modo di pensare una nuova, chiamiamola religiosità, un nuovo rapporto col sacro. Mi veniva in mente lo stesso Nietzsche, non per accumulare riferimenti, ma mi pare che Nietzsche contro Wagner sia pubblicato proprio nel 1895, non vorrei sbagliare, ma sì, insomma sono questioni che ovviamente dominano, no, il dibattito culturale europeo. Comunque, allora, c'è Cora che vorrebbe fare. Dico solo quello. Sai che nel testo su Wagner, il terzo testo su Wagner, cosa che comunque non era ovvia, anche perché bisogna pensare che Baudelaire aveva scritto la sua Rêverie su Wagner, e dunque Baudelaire era completamente affascinato da Wagner e sull'œuvre d'art totale, perché è di questo che si tratta, no? Cioè, l'idea di un'opera che è capace di prendere sia la religione che la storia, che tutti gli arti insieme. E Mallarmé ha una piccola osservazione molto acida, dove dice che questo è la porta aperta al nazionalismo. Dice questo di Wagner. Era la mia domanda. Cora, vai. Io non ho più la domanda. Sì. Perché la domanda era sul rapporto con Nietzsche, e perché ho iniziato a pensarci quando appunto è stata citata la critica a Wagner, e poi ascoltando il seguito della sua lezione, pensando ad alcuni testi nicciani, mi sembrava di poter cogliere una sorta veramente di criptodialogo e anche delle risposte. Mi sembra che Foucault abbia anche proposto questa chiave di lettura, e volevo sapere se appunto se le sembrava pertinente anche rispetto alla poi diciamo all'uso politico ovviamente post mortem, di cui Nietzsche non può essere considerato responsabile, però di alcune derive del suo rapporto tra religiosità, überfilosofie, diciamo, e appunto la pretesa finale di fondare una nuova religione. Penso agli ultimi testi, insomma, all'Anticristo, che si conclude poi con una vera e propria decalogo, una legge di natura religiosa. E poi, allora, visto che la domanda principale era stata bruciata, sempre ascoltandola mi era venuto, volevo sapere se nella dialettica che c'è invece in Pasolini tra poesia e cronaca, quando ragiona sulla questione del realismo, si possa cogliere quella stessa oscillazione, critica, insomma, alla dimensione della, qui non era cronaca, ma era reportage. Reportage, grazie, pardon.
Grazie. Allora, due cose sulla prima domanda, perché ovviamente è fondamentale, perché è lì che, diciamo, che il rapporto a Wagner ha tutto il suo peso. Per Mallarmé, sia il profetismo ugoliano del poeta che parla nel nome di tutti, no? Che è un tentativo che c'è in Pasolini, tra parentesi, sia l'idea wagneriana che l'opera, in quanto œuvre d'art totale, sia in grado di operare la coalescenza della folla per farne un gruppo omogeneo, sono pericolosi. E Wagner è pericoloso. Non è pericoloso perché verrà usato dai nazisti, qui la cronologia ci insegna tutto, è pericoloso nel suo progetto estetico. E la cosa che veramente mi commuove in Mallarmé è la sua capacità di capirlo. Perché quando arriva Wagner a Parigi, Mallarmé lo vede come l'ha visto Baudelaire, come la persona che, come l'artista, pardon, che potrebbe vanificare la poesia, che potrebbe addirittura annullare le nostre pretese. E dunque il lavoro di Mallarmé sarà di remare contro se stesso per capire cosa c'è che non va in Mallarmé, in Wagner, pardon. E la cosa che non va non è solo il fatto che non capisce che musica e lingua devono essere separate, che è un problema che ha origini molto lontane e si potrebbe fare tutto un corso di un anno su questo, cioè di 10 anni su questo argomento. No, no, è pericoloso politicamente, perché Mallarmé vede in Wagner quello che vuole vedere ai suoi spettacoli: una folla compatta in piedi. Ora, lui lo dice, e lo dice anche con la sua, come dire, preziosità sua, io sono per un teatro che ciascun può portare a casa. E non è individualismo liberale, è individualismo sensibile. È l'idea che ciascun deve poter trovare nell'opera d'arte un rapporto singolare. E questo, secondo me, è una critica a Mallarmé più lunga e più lungimirante di molte altre. Per quanto riguarda la seconda domanda, qui c'è tra di noi c'è Guido Mazzoni, dunque immagino che Guido avrebbe molte cose da, che l'autore sulla poesia moderna avrebbe molte cose da dire su questo, ma dico una cosa in fretta. La difficoltà di Mallarmé per noi è quello che rende la sua, il suo dialogo con noi difficile, e la sua convinzione di un'eterogeneità a compartimenti stagni quasi tra poetico e impoetico. Ora, quello che apre Chris de Vere è proprio che è quello che il Novecento ci dimostrerà, è che questa frontiera non è così, come dire, ferrea, no? E addirittura, se si prende Satura, no, di Montale, quello che è stato chiamato la sua tentazione dell'impoetico, è proprio questo, no? Che il più, come dire, il rapporto più alto alla poesia si può nutrire dell'impoeticità la più biecca. Ora, è chiaro che questo rapporto Pasolini l'ha vissuto in un modo molto forte. Lì, per rispondere bene, c'è qualcuno in questo pubblico che ricorda spesso la parola, la cronologia e tutto, qui per rispondere a questa domanda ancora, bisognerebbe anche per Pasolini cronologizzare l'argomento. Perché nelle tre fasi che io vedo nella poesia di Pasolini non ha avuto sempre la stessa risposta a questa domanda, che è una domanda
ma neanche Montali ha avuto sempre la stessa risposta. Benissimo. Grazie. Mi autocensuro, Francesco Berno, prego. Buonasera, buonasera. Io appunto comincio ringraziando il relatore per questa conferenza davvero straordinaria che moltiplica le domande. Ecco, io mi devo limitare molto e volevo sollecitarla su un punto solo, cioè sulla questione della crisi del verso come crisi della nozione di ordine in un certo senso. E poi un punto massimamente politico nella sospensione, nella messa in crisi di quei limiti e di quelle norme che danno struttura alla dicibilità. Quindi questo lo connetto in maniera quasi naturale, vorrei dire, con la questione dell'atto di creazione, la coazione a creare e al contempo la necessità di un ripiegamento e di una tensione tra l'emersione della singolarità e la resistenza della forma, l'espressione che lei ha utilizzato prima, no? Dunque anche di una forma pubblica, condivisa, fruibile, vorrei dire cattolica, ecco, mi passi il termine, no? Quasi che ci sia appunto una tensione fra una tendenza protestante e una tendenza cattolica. In sintesi, l'urgenza di dare un teatro, una visibilità alla singolarità. E quindi, insomma, la questione che le pongo è banale, è generica, però si impone, secondo me. Insomma, la poesia è efficace ancora in questo ripiegamento? Si dà anche al di fuori di una relazione dialettica con la nozione di ordine? E, insomma, mi rendo conto che è una sollecitazione un po' reazionaria in un certo senso, però la ringrazio. No, grazie a lei. L'idea che ci sia un collegamento fra versificazione tradizionale e ordine tradizionale della società nel contesto francese è un'idea splendidamente sviluppata da Victor Hugo. Dans réponse à un acte d'accusation, risposta a un atto accusatorio, Hugo, che è ancora il giovane Hugo, non ha 50 anni, voglio dire, non è giovane, però visto la sua carriera, lo è, dice, in realtà, cosa è che mi state rimproverando? Di cosa mi state accusando? Lui dice, mi state accusando di avere preso come modello poetico Molière, ovvero la Comédie, ovvero un alexandrin, un dodecasillabe, che non è normato come l'alexandrin della tragedia di Racine. Ora, per un poeta francese, della generazione di Lamartine, di Vigny, di Musset, cioè quelli di Hugo, i coevi di Hugo, la poesia non può essere che in Alexandre. Ma non solo in Alexandrin, in dodecasillabe, perché questo non è niente, perché in realtà l'Alexandrin è una cadenza quasi naturale al francese e ne facciamo sempre. E dunque spesso si fa per ridere, ah, ci ha fatto un Alexandrin, ah, perché ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, dunque hai già fatto l'Alexandrin, sei. No, l'Alexandre classique è proprio la césure à l'hémistiche, ovvero sei a sinistra, sei a destra. E un Alexandre che diventerebbe, per esempio, 8 più 4, o 4 più 8, e un Alexandre sembrerà ridicolo, ma un Alexandre rivoluzionario. O addirittura un Alexandre che sarebbe un 3x4 e non un 4x3, quello che si chiama il trimetro ugolien, è un'invenzione rivoluzionaria. D'accordo? Dunque credo che a noi può sembrare bieca tecnica, ma non dimentichiamoci che per esempio la battaglia di Hernani, che è stato l'inizio del romanticismo nella sua forma pubblica, quello che per esempio Berlioz nel suo giornale dice una cosa molto bella, dice... È vero che ci siamo divertiti un sacco, c'era molta gente, è stato caos, Gautier aveva la sua giacca rossa, però la cosa che non capisco, dice Berlioz, è perché non le fa parlare in Alexandrin. Ora, gli attori di Hernani parlano in Alexandrin, però non nell'Alexandrin riconoscibile. E lì mi ricollego a quello che diceva lei.
cos'erano questi patterns poetici? E lì ci sarebbe un discorso di etnopoetica da fare. Sono pattern di riconoscimento. E dunque una società riconosce nel canto, e questo nel canto poetico, pardon, dei pattern che sono prestabiliti. E la poesia, secondo gli etnopoetici, hanno avuto, cioè la poesia aveva questa funzione di riconoscimento dei patterns. Quello che fa Hugo è rompere queste identificazioni. Poi Mallarmé lo vede bene, perché dice Hugo aveva mantenuto il verso, perché l'aveva stirato fino alla déchirure, però l'aveva mantenuto. Poi sono arrivati sia Verlaine che Rimbaud, ma per esempio, ed è una cosa che bisogna sempre dire, Rimbaud, quando fa versificazione, è molto meno rivoluzionario di Verlaine. Per Mallarmé, il vero rivoluzionario della versificazione non è Rimbaud, è Verlaine. E addirittura è La Forgue, quello che Pound poi aveva notato, anche che Verlaine e La Forgue erano dei metriciens, come dice lui, metrician più attenti. E poi le rivoluzioni di Rimbaud sono un'altra cosa. Come vede, ho fatto molto per non rispondere frontalmente alla sua domanda su cosa sono le chance della poesia oggi, perché io credo che l'analisi sia di Mallarmé, che questo mostro un po', no, che ho creato Mallarmé Adorno, ci permettono comunque, questo lo posso dire, ci permettono di capire dove bisogna andare. Poi i poeti, come ogni artista, fanno esattamente quello che vogliono, possono, eccetera. Però ribadisco e aspetto da alcuni reazioni su questo. La performance, che è stata vissuta negli anni 60-70 come un'opposizione all'ordine classico della poesia, in realtà è ben più facilmente recuperabile da gli apparati dell'industria culturale di oggi che non lo sia la poesia di Mallarmé. Una risposta un po' oblique, direbbe un amico. Ma sono sempre le migliori, insomma. Mi verrebbe, insomma, riflettere su un'accettazione che si creerebbe da questo punto di vista tra poesia e letteratura. La butto lì. Cioè, se la poesia, così come Mallarmé la concepisce, sia del tutto refrattaria nei confronti della nostra nozione di letteratura, è uno strano cortocircuito che forse vale la pena di pensare. Mi vengono in mente due: la prima, la volontà di Mallarmé, forse sbaglio, Martin, di distruggere il suo lascito poetico, cioè di non trasformarlo in qualche modo in monumento letterario. Il secondo, forse sbaglio, ma mi ricordo una frase: il desiderio che i miei versi non significassero nulla in qualche modo, cioè non fossero decifrabili all'interno di un sistema che in qualche modo li rinchiuderebbe, li soffocherebbe. Però c'è una domanda di Ludovico Battista, scusa, io chiacchiero troppo. Ludovico. Sì, eccomi, mi sentite? Grazie mille, intanto ringrazio anche io per questa splendida lezione, veramente sono anch'io rimasto colpito in qualche modo, quasi toccato da queste questioni. In questo senso vorrei tornare, il caso vuole che il professore accennava proprio a questa questione, di una certa tensione tra letteratura e poesia, nel senso che ricordo per esempio le parole di Benjamin a proposito di Mallarmé nel saggio Strada a senso unico, se non sbaglio, in cui lui diceva che Mallarmé è il profeta della fine del libro. Cioè, in questa attenzione alla logica del frammento come esperienza appunto di fatticità assoluta che resiste ai tentativi di totalizzazione e di iscrizione all'interno dell'ordine del discorso e che appunto decostruisce il primato del significato sul significante e appunto apre a, come dire, a un'esperienza della, appunto, dell'irriducibilità della scrittura rispetto alla successione lineare imposta dal discorso e dalla lingua, e anche alla successione temporale. Per esempio, ricordo anche questo particolare che mi colpisce, che
Col Valéry, quando ricordò che Mallarmé si sarebbe opposto assolutamente a una trasposizione teatrale di un colpo di dadi, perché ciò che conta è il bianco, cioè è la posizione del frammento casuale, eventuale, in qualche modo all'interno della pagina, che appunto esprime la fatticità assoluta della scrittura, del segno scritto, in qualche modo intraducibile. Ora, la domanda vorrei dire è doppia. La prima parte della domanda è quanto questa appunto logica del frammento, qui anche penso a Benjamin, non è nutrita da una logica dell'evento, del caso, del destino, ma soprattutto penso alla questione dell'evento, che ha alle spalle questioni anche di tipo teologico. Cioè, per esempio, qual è il rapporto di Mallarmé con Pascal? Che sarebbe interessante restituire rispetto alla questione del frammento, del pensiero, dell'irriducibilità al sistema, appunto, naturalmente in contesto totalmente diverso, però culturalmente anche tramite Baudelaire e via dicendo. Mm-hmm. E poi la seconda questione è invece una questione critica che da personale, da incompetente, profano su Mallarmé, però mi viene spontanea chiedere. Cioè, se non c'è nella ricerca di Mallarmé di questo, come dire, tentativo di riscoperta del mito, e quindi nel frammento piuttosto della questione, come dire, di un rapporto istantaneo, no? Nel meriggio di pienezza estatica in qualche modo con il divino, qualcosa che in realtà poi avvicina paradossalmente nuovamente Mallarmé al decadente Wagner, e in fondo non... Cioè, se c'è un punto in fondo di convergenza culturale, tutto sommato, anche se vogliamo Nietzsche in questo senso sarebbe interessante, penso alla bellissima trasposizione musicale di un pomeriggio, la Pramidi d'un Fon, da parte di Debussy, che è tutta, come dire, giocata su una... Come dire, la musica non va da nessuna parte, è appunto la totale immobilità, in qualche modo, del suono, dell'ambiguità del suono, che diventa appunto esperienza saturata totalmente di significante e non più di significato, che ha un significato sacrale, perché lì è costruito tutto sul tritono, che è appunto l'accordo, come dire, demonizzato dalla tradizione musicale per eccellenza, si conclude come una messa. Quindi, cioè, ci sono elementi appunto in cui è evidente il significato sacrale, no? della rappresentazione. E quindi, però, in questo senso vi vedo appunto un recupero un po' nicciano di una, appunto, un ideale, diciamo, pagano del meriggio, della pienezza, che in questo senso stride un po' col tema del frammento e della scrittura. Ecco, grazie mille. Ma sono domande impegnative, Ludovico. E dunque cercherò di mettere in ordine per me, sperando di dare un po' di spunti alla riflessione. Velocemente sul punto evocato dal professor Lettieri sulla distruzione, c'è questa famosissima frase di Mallarmé: la distruzione fu la mia Beatrice. La destruction a été mon inspiration, mon inspiratrice. Però, detto ciò, va ricordato che Mallarmé considera che questa negatività è un metodo, non è un fine in se stesso. È un metodo come, per esempio, per Debussy, il cambiamento di scale tonale che libera altre sonorità è un metodo. D'accordo? Allora, diciamo che le sue domande, Ludovico, se capisco bene, vanno in due direzioni. Frammenti, casualità, eventi, da una parte, e dunque con un possibile legame con Pascal, e d'altra parte il sacrale in Mallarmé, che forse stabilisce un contatto con Wagner. Cioè, semplifico. Dunque, sulla prima domanda ha dato lei molti spunti, nel senso che va ricordata una cosa basilare, e che Mallarmé nasce come sonetista.
le prime poesie di Mallarmé sono sonetti, e sono sonetti, devo dire, brillantissimi. I sonetti di adolescenti di Mallarmé valgono molti sonetti di adulti successivi. Aveva una tecnica della versificazione impeccabile, solo che ha vissuto, e credo che questo rapporto a Hugo sia determinante, ha vissuto, Hugo per esempio non era un bravo sonettista, non era il suo genere, lui ha una poesia molto più fluviale, eccetera. Ha vissuto la morte, cioè il peso sia di Baudelaire che di Hugo come delle minacce per la forma che lui cercava. E ha ragione, la sua, diciamo, il suo itinerario, per dire velocemente, è stato di passare di una versificazione esquisita a un coup de dé attraverso frammentazione che rigiocava, rimetteva in gioco il rapporto poesia e prosa, e questo è sicuro. All'interno d'un coup de dé, per entrare nel merito, ovviamente il caso è la figura centrale. E adesso non vorrei dire cose non verificate, dunque, ma sicuramente sia Pascal, ma anche le scoperte che nello stesso momento Couturat faceva della logica leibniziana in rapporto a Pascal, eccetera. Cioè, tutto ciò è il fondo di Mallarmé. Siamo negli anni 1890, dunque il fondo di Mallarmé. Mi prometto, anche perché c'è chi può essere interessato a questo argomento, di studiare meglio il rapporto con Pascal, perché non vorrei dire cose avventate. Per quanto riguarda il rapporto con Wagner, devo dire che le letture sono divergenti, Ludovico, nel senso che c'è chi ha insistito di più sulla vicinanza e che c'è chi ha insistito di più sulla la differenza. Per me, devo dire, adesso che è un dossier che riprendo, ho l'impressione che la differenza è la distanza più grande, che non la vicinanza. Perché? Perché proprio il rapporto tra folla e individuo che interessa Mallarmé. E lui ha l'impressione, e sarebbe anche interessante di leggere le cose che lui scrive sulla pittura, eccetera, che il pericolo, e non so se si può dire così in italiano, è l'assorzione, essere absorbe, essere catturato, non poter avere con quello di cui sto fruendo a livello estetico, ma anche politico, anche comunicativo, una distanza. Mallarmé è un poeta da distanza, non posso negarlo, ma questa distanza è proprio strategica in quanto politica, perché la comunicazione è assorzione, d'accordo, e per lui livellamento del linguaggio, e impedisce un accesso al rapporto, un accesso a una lingua del sentimento che è la lingua propria. Lì subentra una domanda che incrocio la domanda di Gaetano Lettieri con la sua. Le poesie di Mallarmé e soprattutto le coup de dé non solo non sono fatte per essere messe in scena, so che oggi si mette anche Kafka in scena, dunque, ma perché non Mallarmé? Non solo non sono fatte per essere messe in scena, ma non sono neanche fatte per essere dette. Nel senso che Mallarmé era c'è un libro bellissimo di Michel Sirvent su Mallarmé e la tipografia, perché Mallarmé era un ossessionato della tipografia. Addirittura sognava di inventare dei caratteri di impressione, no? Era ossessionato da questo. No, il discorso di Mallarmé è che la pagina, il libro, la frammentazione, il bianco sono strumenti che rimangono alla poesia, perché non sono nel rapporto che lui vede come un rapporto di absorzione fra musica e poesia, ma come un rapporto fra poesia e pittura. E questo interessa Mallarmé, che la pagina abbia un... se prendo
il facsimile di Gallimard, d'un coup de dé, che ogni tanto Gallimard si ricorda di essere un editor serio, e così. Cioè, è proprio una specie tra la spartita e l'installazione grafica, no? E l'idea di Mallarmé è che all'interno di questo dispositivo il lettore può creare un percorso suo, d'accordo? Allora è strano, no, di pensare che un trovar così clus sia anche un'opera aperta, ma è questo la scommessa di Mallarmé. È proprio questo. Non dico banalità dicendo interessantissimo, vabbè, mi fermo. Allora, Guido Mazzoni, siamo onorati di accoglierlo e gli cedo molto volentieri l'intervento. Prego, benvenuto. Grazie, grazie. Mi sentite? Ti sentiamo, buonasera. Buonasera. Grazie agli organizzatori per questa bellissima iniziativa e a Martin Rueff per questa straordinaria conferenza che potremo discutere per ore, vista la densità e la ricchezza di quello che Martin ha detto. Io volevo intervenire su due temi di cui Martin ha parlato, che sono due temi legati. Da un lato, appunto, il dibattito sul significato della metrica tradizionale della sua crisi, con poi l'esplosione del verso libero, che appunto in Francia, di cui in Francia si comincia a parlare a partire dagli anni 80 dell'Ottocento e poi dilaga nei decenni successivi. E connessa a questa, la riflessione su quella che, usando Benjamin, saggista e interprete di Baudelaire, potremmo chiamare la perdita del mandato sociale della poesia in particolare, e della poesia in quanto allegoria di una perdita di mandato sociale più vasta della cultura d'avanguardia, della cultura alta, della cultura d'avanguardia in generale, nell'epoca dell'ascesa delle folle, dell'ascesa delle masse. Ecco, due temi sono connessi, e come tu hai magistralmente mostrato, il dibattito sul verso libero è immediatamente un dibattito politico, è proprio trasparentemente un dibattito politico, tanto che è relativamente semplice trasferirlo, proprio interpretarlo in termini di presa di posizione degli scrittori, dei poeti nei confronti della collettività. Agli occhi di Mallarmé, Hugo propone una soluzione ancora ottocentesca, cioè per Hugo, nonostante tutto, continua a esistere la convenzione, perché per Hugo continua a esistere il popolo, esiste ancora il popolo. Il problema di Mallarmé è che il popolo, sotto gli occhi di Mallarmé, è stato trasformato in folla o massa, e come tu mostravi chiaramente, esiste un rapporto tra la riflessione di Mallarmé e quello che succede nella nascente sociologia contemporanea. È molto interessante poi confrontare la posizione di Mallarmé con una posizione coeva, che riflette sullo stesso tema con qualche anno di anticipo, ma sostanzialmente nello stesso periodo, cioè la riflessione di Whitman negli Stati Uniti. Whitman accoglie la nascita del verso libero, di cui lui è di fatto l'inventore, anche se qui si potrebbe lungamente discutere, nella poesia di lingua inglese, come una straordinaria invenzione benefica e solo positiva. Cioè, Whitman, la metrica tradizionale è l'ancien régime, il verso libero è la democrazia, e la democrazia liberale è a priori per Whitman un bene, lo è sempre, lo è per definizione. Mallarmé è molto più problematico in questo, perché vede nell'inesplicabile bisogno di individualità, sono parole sue, dell'epoca moderna che si riflette nel verso libero, un'opportunità politica e un problema. E da un lato l'esito può essere di fatto l'utopia politica, un esito possibile, l'altro esito può essere una forma di disgregazione, di anarchia individualistica, cacofonica, che Mallarmé a tutti i costi vuole evitare. A me sembra che la soluzione che Mallarmé propone sia di fatto quella che diventerà la soluzione delle avanguardie, quindi la soluzione avanguardistica
novecentesca, che poi Adorno codifica in un'estetica, con una differenza cruciale, come tu mostravi, cioè che per Mallarmé la chiusura al reportage, cioè la chiusura a tutti quei linguaggi che hanno commercio con la prosa del mondo, è totale. Per le avanguardie non lo sarà. Non lo sarà. In questo senso, un altro poeta della scomparsa elocutoria del poeta, che non si chiamerà così per lui, ma della totale impersonalità della poesia che costruisce se stessa per assemblaggio, sarà T.S. Eliot. Qui potremmo vedere una interpretazione commista alla prosa del mondo, ibridata con la prosa del mondo, di questo stesso principio. In Whitman invece prevale appunto l'euforia per l'esplosione dell'Ancien Régime, e in Hugo potremmo vedere retrospettivamente appunto ancora la convinzione che sia possibile mantenere un legame organico tra poeta, intellettuale e ciò che per Hugo è ancora popolo. Il problema appunto che Mallarmé vede molto chiaramente è che popolo non c'è più. Il popolo sono le folle anonime e l'umanità indifferenziata delle grandi città moderne, e il problema è dare una forma politica a questa nuova umanità. E molto condivido poi totalmente la lettura che hai fatto del rapporto con Wagner, la ragione per cui Mallarmé teme Wagner. Grazie mille. Allora, sono molto contento di quello che porti in questa discussione, ovviamente. Fra parentesi, mi commuove molto l'idea che Pavese abbia cercato, in Lavorare stanca, di inventare il verso whitmaniano in italiano, perché, e questo era anche la sua tesi di laurea, no? la poesia di Whitman, e trovo interessante che negli anni 30 per Pavese la soluzione a tutto quello che stiamo cercando di capire insieme a partire di Mallarmé in un contesto molto diverso sia stato Whitman. È una cosa veramente interessante. Allora, in realtà non posso che dire il mio accordo con quello che hai detto. È vero che in Whitman c'è insieme una convinzione che questa fine è un inizio e che il poeta ne uscirà più forte. In realtà, se mi permetti, c'è un lato ugoliano in Whitman, cioè di un Ugo del verso libero, che è una mostruosità, però è quello, no? C'è una fiducia sia nel mandato sociale, come dicevi tu, ma anche nella capacità del verso a trainare dietro di lui, anche se liberato, un insieme di lettori che faranno corpo intorno al poeta. Mallarmé ha più dubbi. Mallarmé ha molto più dubbi, questo è chiaro. Allora, un punto importante, e credo che questo potrebbe essere un elemento di discussione, anche se tu hai bilanciato in un modo tale e molto sottile, dunque non penso che sia la nostra posizione sia contraddittoria, è il rapporto di Mallarmé all'avanguardia. E lì ci sono veramente storie nazionali da scrivere su questo, perché quello che fu l'avanguardia poetica italiana, soprattutto dopo la guerra, è talmente diversa di quello che sia stato in Francia, che lì ci vogliono veramente due stanze per evocare queste cose. La posizione di Mallarmé nel confronto di quello che dovrebbe essere il rapporto fra poesia e folle è un rapporto che non è di chiusura. Mallarmé vorrebbe, sa che la sua proposta è difficile,
ma vorrebbe che la sua poesia avesse un riscontro sociale, che lui sia stato totalmente sincero in questa credenza, non lo so, però lui lo voleva questo, lo dice anche a Bonville e lo dice a Casalis nelle sue lettere, lo dice, vorrei veramente, e lui cerca questo dialogo col pubblico in un modo più che goffo, questo è chiaro. Non vedo in Mallarmé, e vorrei sentirti su questo, non vedo con Mallarmé l'atto, direi, per così dire, leninista delle avanguardie poetiche, no? Cioè adesso facciamo noi, seguirete voi che non capite bene cosa si tratterà, però se ci seguite, alla fine sarete nel vero. Mallarmé è molto più prudente, ho l'impressione, o più pessimistico, o forse ha visto anche con troppa amarezza quello che è successo dopo il 70, eccetera. Dunque, la cosa che voglio dire, e non so se tu sia d'accordo con me, che ci sia una lettura di Mallarmé come figura dell'avanguardia, non lo nego, di sicuro. Che lui si sia posto così, mi sembra più dialettico. Ecco, direi così, ma tanto per discutere. No, lo credo quello che dico. Devi. Dunque, io in realtà, usando la metafora del leninismo, che poi viene dal concetto di perdita di mandato sociale che Benjamin prende in prestito da Lenin e usa per dire quello che secondo lui succede nella poesia francese dopo Baudelaire, cioè Baudelaire l'ultimo poeta popolare, in qualche modo, dopo Baudelaire, dice Benjamin, la borghesia avrebbe ritirato il mandato sociale al poeta, e il poeta avrebbe parlato al circolino chiuso di poche persone in grado di capirlo, ma il legame con il pubblico, si chiamasse popolo o folla o massa, si sarebbe chiuso. Io di Mallarmé do un'interpretazione, diciamo, mi passi l'ossimoro, politicamente sacerdotale, dunque potenzialmente leninista, se vuoi, cioè lo leggo in questa maniera, con appunto la grande variante rispetto a certe altre interpretazioni novecentesche del ruolo delle avanguardie, con la grande variante che Mallarmé chiude a reportage. Sì. Dunque alla prosa del mondo. Allora, molto interessante, no, volevo sentire te su questo anche, il rapporto tra Mallarmé e Zola, cioè Mallarmé e Zola, autori che si conoscevano, si stimavano ufficialmente, si scrivevano, peraltro due grandi ritratti di Manet, coetanei sostanzialmente, Zola nato nel 40, Mallarmé nel 42, sono, e questo, questa riflessione è stata sviluppata da Francesco Orlando, grande ricchezza, erano i due lati del campo letterario francese d'avanguardia, perché Zola, nonostante il suo successo e la sua visibilità politica, pubblica, era comunque, si comportava e si pensava come scrittore d'avanguardia, al punto da inventare un ismo, che è il segno che qualcosa di nuovo è entrato nel campo dell'arte. Sono in qualche modo due scrittori dialettici in questo. Il sacerdote politico e l'uomo che diventa l'intellettuale impegnato per definizione, anzi che costruisce una nuova figura dell'intellettuale poggiando la propria visibilità pubblica sulla propria opera. Allora, sul politicamente sacerdotale, ti ritrovi sulla con più, direi, avec plus de subtilité, ti ritrovi sulla posizione di Badiou, che Badiou fa questa lettura di Mallarmé, ti ricordi,
dalla teoria du sujet, come vabbè che Badiou fa anche di Saint Paul un leninista, dunque la sua concezione di leninista è ampia e non cronologica, se può dire. Tra l'altro partendo da Pasolini, no? Quindi... Sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Allora, la lettura, ci sono tre livelli, credo, nel rapporto Zola-Mallarmé. C'è un rapporto personale, che passa infatti attraverso Manet, cioè anche attraverso Manet. C'è un rapporto letterario, che Mallarmé ha un'ammirazione totale per Zola, considerando poi come lo fa di Manet, che sono loro la modernità. Lo dice sempre, la modernità letteraria è Zola, la modernità pittorale è Manet. E dire di Manet che la modernità, quando lo scrive lui, non è un'ovvietà. Perché... Allora, che il naturalismo di Zola e il... simbolismo, per così dire, di Mallarmé siano i due lati del campo, mentre hanno un rapporto alla, diciamo, alla folla o al popolo così diverso, mi confesserai che è degno di ammirazione addirittura, no? Cioè che si ritrovano in ammirazione reciproca su due rapporti così, così rovesciati. Io credo che un'altra cosa di Mallarmé che bisogna ricordare è la sua, come dire, l'ammirazione che aveva dell'energia creativa di Zola. Lui lo dice sempre questo. E questo implica anche rapporti alla pubblicazione. Come sapete, Zola era un poligrafo debordant, no? Mentre Mallarmé... minacciato della distruzione, era uno che non rilasciava mai i suoi testi. Bisogna ricordare che l'edizione d'Amant, che è la prima edizione delle poesie, l'è stata proprio strappata dagli amici. Cioè, hanno detto, tu sei il nostro maestro, posizione che lui negava, tutto il cerchio del martedì, il cerchio del martedì. Non ci puoi lasciare senza una pubblicazione delle tue poesie, no? E Mallarmé, che pubblicava in rivista, le riviste di poesia sono molto importanti, Mallarmé che pubblicava in rivista, era terrorizzato all'idea di racchiudere il libro, e questo è interessante anche, no? Nel rapporto alle avanguardie, il libro in un libro. Perché il suo culto era il libro, ma che questo libro dovesse finire in un libro era più complicato per lui. Grazie Guido. Io vorrei chiedere a Carlo Ginzburg se ha voglia di intervenire. Devi dirci qualcosa, Carlo. Azionando il microfono, questo è un passaggio obbligato. Carlo, non ti sentiamo, Carlo. Devi cliccare sul microfono, sulla simbolo in basso. Quello a sinistra. Si è disconnesso, Carlo? Credo che si sia disconnesso. Lo temevo. Beh, però almeno è arrivato alla... Mannaggia. Ci sono tantissime altre domande. Per esempio, una domanda che mi verrebbe, sperando che Carlo riesca a ritornare... il rapporto con Rousseau, che per te è un attore fondamentale, penso anche alle confessioni, a cosa significa, no? Rispetto al modello agostiniano, no? lo scarto totale e al tempo stesso la consegna nel tempio, no? delle sue confessioni. Cioè, per riprendere questo discorso sulla religione, sul tentativo, come dire, di avere un nuovo tipo di approccio, di rifondazione appunto alla... rispetto alla tradizione religiosa? Non sarei in grado di costruire un discorso convincente sul rapporto fra la religione di Rousseau e la religione di Mallarmé. Dunque mi sposto un po', se sei d'accordo, su Rousseau.
Però ti do una buona notizia che Carlo è arrivato, quindi la mia domanda era soltanto un passatempo. Comunque, scusami, ti ho interrotto. No, 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 no. La cosa che posso dire, anche perché con amici stiamo lavorando a un volume sulla religione di Rousseau, è che la questione di cosa sia stata la religione di Rousseau, sia a livello culturale che personale che letterario, è un cantiere completamente aperto. L'ultimo grande libro sulla religione di Rousseau è questo libro bellissimo di Paul Maurice Masson, che del 17, che era la tesi di dottorato di Masson, sostenuta post mortem, visto che Masson è morto nelle tranchées. Ed è un libro proprio straordinario di ricchezza, eccetera. Il scenario al quale facevi allusione della scena del tempio è come un fantasma originario per Rousseau, che è il fantasma della giustificazione. E la scrittura di Rousseau, che è stato spesso analizzato come una scrittura presa in un schema giudiziario, no? Ovvero devo fornire le prove. E abbiamo lavorato anche con Filippo Dojean, che è qui presente, su come Rousseau in questo contesto può essere avvicinato a Beccaria, e questo è vero. Però la scrittura del giustificarmi davanti a Dio è una cosa che non lo abbandonerà mai. E addirittura le Rêveries, che sono un testo completamente staccato dalla giustificazione, sono un testo dove Dio c'è. E dunque, credo che sia questo un capitolo importante. Ma forse, Carlo, è riuscita. Carlo, allora eri arrivato al ponte dei comandi, soltanto che anziché spingere su quello centrale, devi spingere su quello a sinistra col segno del microfono. È lì che puoi darti voce. Maria, tu non puoi dare voce a Carlo Ginzburg? No, purtroppo funziona solo l'opposto. Cioè, io posso Puoi staccare. toglierla, stai Esatto. facendo storia soltanto, ho capito. Bon, mais on va pas te torturer, Carlo. Sì. Vabbè, Si ça marche pas, c'est pas grave. allora ci rinunciamo, abbandoniamo questo nostro sogno di sentire Carlo intervenire. No, forse è arrivato un aiuto della grazia, diciamo. A sinistra il simbolo del microfono, in basso. Niente da fare, temo. Si sarà bloccato. Va bene. Allora, è anche bene che si chiuda questo nostro incontro, Martin, no? Con una Certo. riserva di questione, e quindi in qualche modo con un intervento bianco, chiamiamolo così, di Carlo. E io ti ringrazio tantissimo. Penso siano state 2 ore straordinarie, lo sottolineo. Purtroppo non ti libererai di noi, e quindi ti perseguiteremo e ti costringeremo, io spero, in presenza e non appunto a distanza, con questi problemi sempre fastidiosissimi di connessione e di appunto tecnici, che in qualche modo debbono essere assolutamente superati. Grazie infinite. Sono io a ringraziarvi, Gaetano. Volevo ringraziare anche Maria, che è stata super efficace, Cora, e tutti gli amici, e anche Carlo, il cui silenzio è stato eloquente. Grazie È così. a tutti, e grazie a Grazie Guido, a Martin. tutte le domande. Grazie, E grazie. davvero ti saluto con un benvenuto e con un a prestissimo. Benvenuto. Grazie, Arrivederci. Vero volentieri, arrivederci. Martin. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie.